E benvenuti al nostro appuntamento qui su Farming Simulator 19 nella serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio i moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori e naturalmente tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a farlo naturalmente, è tutto totalmente gratuito. Hi everyone, welcome to the stream. First of all, I want to say thank you so much to my moderators, to people that are following my social media channels and the supporters. And if you are not a follower of my social media channel, you can do this for free. And welcome back to our series, back to our origin. Today we will go on and we will see which are the big works that are doing on the field. E ovviamente oggi faremo un po' di cosucce. Willa, carissima Gaia, buon pomeriggio. E mi stavo dimenticando di dirvi, ragazzuoli, che oggi faremo, udite udite bene, insilato di frumento. Ebbene sì, ragazzi, infatti l'insilata non viene prodotto solo dalla trinciatura del mais, ma anche appunto del frumento. E quindi oggi faremo un piccolo esperimento che mi è stato suggerito da Jason Farmer, che vi invito assolutamente ad andare a seguire, mi raccomando, come naturalmente vi invito a passare nel canale della nostra Gaia e del nostro Morino e Tuzzo e Tuzzo. Carissima, buon pomeriggio. Adesso ci hanno chiamato perché praticamente c'è un vivo guasto e naturalmente vedrete anche uno schieramento di forze dell'ordine incredibili, perché ragazzuoli, Zio Dab deve fare dei lavori molto importanti e naturalmente richiedono il top secret. Vai, accendiamo anche la benciana. Naturalmente, ovviamente, l'area è stata completamente chiusa al traffico, ovviamente, e quindi siamo un po' più tranquilli. Scendiamo i lampeggianti qua, ovviamente mi sono scordato di farlo prima, quindi lo state vedendo naturalmente anche voi su YouTube, state vedendo un po' come mi sono organizzato questo episodio prima della pausa. Quindi mi fermerò, infatti il canale sarà inattivo per un paio di settimane per riprogrammare naturalmente il tutto, e poi ovviamente anche per iniziare anche ad elaborare la nuova programmazione, che naturalmente dal 5 settembre voi rivedrete in questo canale. E ci saranno alcune novità, soprattutto per quanto riguarda ovviamente questa farm. Ci saranno delle belle cosucce interessanti, i lavori ovviamente. Io sto in coma, vabbè, ma già... vabbè, l'importante, diciamo così, è che stai bene. Poi è un po' più appesantita, ci sta, comunque ci sta il fatto di sentirsi un po' più appesantiti, perché comunque è mangiato, diciamo che hai fatto una maggior carica batteria, quindi di conseguenza adesso ti senti un po' più meno leggera, ecco, diciamo così. Allora, accendiamo gli ultimi lampeggianti, perché qua mi sono scordato di farli partire prima, ovviamente. Qua ci sono gli operai, eccoli qua, il capo squadra. Ora vi porto a vedere, anche vi porto a visitare anche il cantiere dall'altra parte,
Come avete potuto ben vedere, come state ben vedendo, la zona è stata completamente transennata. Allora, ragazzi, oggi naturalmente manderemo in pensione la nostra trincea della New Holland e quindi inizieremo i nostri lavori con questa John Deere 9009. E che trovate ovviamente nel modab ufficiale. And so, as you can see, there are a lot of policemen here on the fields because we are doing some works on our farm, and so this is top secret, and that's why we are very very protected. And in this episode I will sell our one of our oldest machinery, and we will do silage using the hoe, and that has been suggested to me by my friend Jason Farmer. Allora, a proposito, intanto fammi fare un po' di shootout. Allora, eccolo qua. Allora, rifacciamo lo shootout naturalmente alla nostra Gaia. Vediamo ancora il benvenuto, insieme è tornato. Naturalmente vi invito a passare nel canale della nostra Gaia, anche del nostro Morino. E mi raccomando, attivate la campanellozza e tuzzo e tuzzo, yes oh yes. Ragazzi, naturalmente chi vuole può tranquillamente entrare in Discord e naturalmente se volete passare a fare due chiacchiere le potete fare. Ovviamente molti di voi sono in pausa, in pausa voce, quindi just moment noi facciamo un poco di chaos. Allora, questo l'abbiamo messo. Ok, mi ero completamente scordato di fare un po' di cose. Allora, un altro poco di pazienza, ragazzi, il tutto in diretta. Ovviamente ho avuto anche ed ho tuttora dei piccoli problemi tecnici con il nostro programmino qua. Ah, è partito, facciamo una prova. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Allora, ragazzuoli, quindi stavo dicendo che in questo episodio andremo a creare l'insilato con il trinciato di frumento. Ovviamente per fare ciò ci vuole anche il bunker, e ovviamente andrò, come già anticipato, andrò a vendere un pochettino il nostro vecchio la nostra vecchia trincia, perché naturalmente noi andremo a la manderemo in riposo, perché ha fatto veramente tanto, ovviamente, ma per questioni di, diciamo così, la situazione. Allora ho deciso di cambiare un po' di macchinari. Naturalmente andremo a rivedere qualche vecchia mod, insomma, nuove per me, che ovviamente sono la prima volta che le utilizzo, ma naturalmente per voi che siete più che rodati, ecco,
con Farming 19, naturalmente per voi è una vecchia mod. Allora, facciamo subito la vendita. Qua ci abbiamo tutti i personaggi, naturalmente sono tutta una serie di mod che ho inserito per far sì che si creasse un po' di burdello, quindi vai giù. Allora, innanzitutto dobbiamo subito andare a piantare ha fatto il burdello, ha fatto silenziosamente, e quindi vi dicevo che oggi faremo una pazzia. Ovviamente il mitico Jason Farmer, il grande maestro Jason Farmer 81, ecco, mi sono scordato di fare lo shoutout a lui, che vi invito a passare nel suo canale ed iscrivervi se siete particolarmente appassionati di farming e volete, diciamo, informarvi da una persona veramente competente. Ovviamente ce ne sono tanti, ma io vi consiglio Jason Farmer perché è veramente, dal punto di vista della preparazione, è veramente il top. E quindi facciamo un grande applauso al nostro grande Jason, naturalmente. E naturalmente mi raccomando, attivate la campanella e tuts, e io aggiungo pure oh yes. Allora, mi sembra che, diciamo, sia leggermente più stabile. Ovviamente ho una scheda grafica, diciamo così, che tende a soffrire un po' perché parte che deve gestire tutto, quindi ovviamente non ho un monitor in full HD, ma ahimè ho un monitor in 2K, quindi anche questo va ad infierire sulle prestazioni, oltre naturalmente a tutte le mod che sono presenti in questa serie. Quindi vedremo un attimino come meglio poter rimediare al problema. Allora, adesso ci prepariamo. Allora, facciamo un pieno, lo so che non si fa così, non è citare ragazzi ovviamente, ma è una questione di tempo, perché come dicono gli inglesi, time is money. Ok Morino, grazie ancora per essere passato in live. Attacca il caffè che spacca. Oh, e funziona, grande Morino, grazie ancora per essere passato. Naturalmente ragazzuoli, vi invito a passare nel canale di Morino, ma vi invito a visitare anche il suo canale YouTube, e naturalmente oltre a quello di Morino vi invito a passare anche nel canale del mitico Aleasso Aiea, ma anche nel canale della nostra guerriera _W. Mi raccomando, andate a seguirli, così come la nostra mitica chiaretta nazionale Chiara Error 404. E naturalmente, come dico sempre, se potete sostenete i vostri streamer preferiti, e soprattutto mi raccomando, attivate le campanellozze. Detto questo, passiamo subito all'atto pratico. Allora, boh, scegliamo un po' da fare. Allora, questo lo attiviamo ovviamente, imposta A. Imposta B, e dovremmo avere la nostra traiettoria, perfetto. Unica cosa che non ho capito, perché mi dà questo offset, questo non l'ho capito. Eppure piantatrice, insomma, l'attrezzo è dritto, quindi mi sembra un po' stranuzzo. Quindi ci mettiamo indietro e prendiamo, ovviamente vi ripeto, questa serie dal 5 settembre sarà stravolta, non vi dico altro. Naturalmente, se siete curiosi, beh, allora siete invitati naturalmente da settembre in poi ad entrare
a venire a seguire questa serie che naturalmente avrà una nuova faccia. Allora, nel frattempo che... Ah no, questo qua. Allora, qua possiamo divisare le cose. Allora, poi dopo dobbiamo fare anche... Proveremo i nuovi attrezzi. Sempre nel mod hub ufficiale ho trovato un attrezzo che ci permetterà di poter calcificare e utilizzare anche il fertilizzante solido. Ci permetterà anche di utilizzare erbicida e anche il fertilizzante liquido, quindi avremo un unico mezzo con la doppia possibilità, quindi due piccioni con una fava, e quindi sarà naturalmente anche un risparmio per quel che riguarda la situation dei mezzi. Avremo, ne guadagneremo naturalmente di spazio ovviamente, e anche per quel che riguarda i consumi, anche se noi naturalmente, come ben sapete, abbiamo la fabbricazione, abbiamo il macchinario che ci produce il biodiesel, e quindi diciamo che di questi problemi non è che ne risentiamo tanto, ecco. Però da qui dall'alto naturalmente state vedendo l'eccezionalità dei lavori nella farm di Zio Dab, quindi sono lavori top secret che naturalmente fra una quindicina di giorni potrete vedere con i vostri occhi e udire opla con le vostre orecchie. Ovviamente vi faccio vedere una cosa per evitare che entrino le persone. Buongiorno, non si può passare. Ah, scusate, io sono il titolare. No, mi dispiace, ci sono gli operatori. Ah vabbè, allora come l'ho detto, vedete, ci sono anche, c'è anche la sicurezza armata naturalmente, perché è qualcosa di eccezionale. E qua abbiamo anche poliziai, vedete, e ovviamente ci sono sempre i curiosoni. Dove c'è un cantiere c'è sempre un curiosone. Ma detto questo, voglio, non perdiamoci in chiacchiere, perché qua il gasolio si consuma. Time is money. Oh, questo è ancora Ashview. Aspetta, ma è questo? Ma non ho capito, io lo tengo alzato e quello continua a seminare. Allora, abbassa e vai. Ok, facciamo così. Ecco, così liberiamo un po' di cose. Allora, se è così, mo lasciamo, oppola, così forse recuperiamo qualche fotogramma. Eh sì, ok. Allora, qua ovviamente si notano anche le tracce delle uscite. As you can see, see the path, the whole path where there were the roots. And now this is a very huge, big, huge field. Bellino, dai, tutto sommato. Oh, ma qua non si vedono le strisce. Ah, giusto, sì, perché disattivato. Piccole grandi novità naturalmente, che a proposito di farming, poi ovviamente ci sarà anche una nuova serie, cioè ci sarà un appuntamento
nel quale noi praticamente non sarà il classico appuntamento di farming, quindi trebbie e cose, ma sarà qualcosa di innovativo che naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché veramente ci sarà da divertirci tutti insieme, all together. Allora ragazzi, visto che ci troviamo adesso, andiamo a vedere un attimino il problema del pipo qual è, perché mi hanno chiamato gli operai e mi hanno detto che è successo un piccolo problemozzo, e quindi vediamo un po' gli operai che cosa ci dicono. Oh, buongiorno zio Dapp. Buongiorno, che cosa è successo? Oh, veramente il pipo qua, a noi alla centrale ci è arrivato l'allarme e a quanto pare il pipo praticamente ha fatto a botto, si è schiattato. Ah, faccia la miseria. Effettivamente non è proprio messa bene. E allora il preventivo per ripararlo completamente viene 90.000 euro. A fascia la miseria, 90.000 euro. E non mi conviene arrivare a sto punto, perché il PV è vecchio. E c'ha? Allora, c'ha 160 ore di lavoro. E appunto è questo che vi volevamo dire. Eh sì, quindi arrivato a sto punto conviene smantellarlo. Vabbè, allora, ok, procedete con lo smantellamento. Va bene, grazie. Ah, figurate, grazie a voi, insomma, che avete evitato un macello. Ok, allora noi procediamo subito con lo smontaggio. Perfetto. Grazie ancora, scusate. No, ma quando mai, figuratevi. Ecco qua. Allora, lo smantellano. Ecco qua. Perfetto. Allora, arrivato a questo punto, io direi, mentre la nostra seminatrice continua i lavori sul campo, io direi di acquistare il campetto qua di fianco e iniziamo a fare il trinciato di frumento. Quindi andiamo qua, lo so che non si fa, ma naturalmente è già pronto, io quindi qua va giù, risparmio. Allora io direi che si possono spegnere anche i lampeggianti qua, così almeno recuperiamo qualche fotogramma. Così la nostra scheda video, abbiamo fatto una bella, come si dice, bella parì saddapati, e quindi lasciamo giusto qualche lampeggiante acceso, perché qua ce ne sono veramente tante cose. Lampeggiante, ovviamente, per chi arriva da questa parte si trova anche tutta la segnaletica, vedete? E quindi zio Dab ha pensato proprio a tutto. Allora, detto questo, andiamo a vendere. Dobbiamo vendere la trincia, mi pare che già l'ha venduta, non mi ricordo. Vediamo. Trincia, mi sa che l'abbiamo venduta. Vediamo un po'. Allora, garage. Allora, no, non è questo. Garage, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Mi sembra, vedete ragazzi, io sono un po' scurdariello. A volte sono anche un po' distratto. Questi sono tutti gli abbellimenti, quindi dobbiamo andare all'inizio proprio, mi sa. Ovviamente la trincia è quella che ho usata durante tutta la serie, quindi io malgrado ho deciso di mandarla in pensione, perché era arrivato il momento di cambiare. Allora, ci abbiamo la nostra
bella trincia della John Deere. Questa è una mod che trovate nel mod hub ufficiale, naturalmente. Alcune mod di questa serie ovviamente si trovano sui siti esterni, come ad esempio le auto della polizia, qua i furgoni, i personaggi qua. Ah, non vi porto a vedere anche l'altra parte del... Vi faccio fare un saltino veloce veloce anche nell'altro cantiere. So I will you take a look at the other part of the work field. There are the worker here, and as in every part we have curious people that are watch the works, if they are going in the best position, in the good way or not. Allora, arrivato a questo punto, visto che questa ci lagga tantissimo, spegniamo pure questi lampeggianti, ecco qua. Allora, vai giù. Adesso ci andiamo a fare questa bella trinciata, vai giù. Trincia, trincia, l'aria là. E ovviamente il bunker si trova alle spalle del cantiere. Quindi andremo a... Aspetta, però calma, mi serve ah, questo, ok. Quindi mo mi serve un altro trattore per poter svuotare la trincia, perché ho provato a farlo con il Turbo Star, ma sono rimasto bloccato. Sì, ma quelli si informano, eh. Poi ci sono anche quelli là molto più curiosi, e quindi quelli là, diciamo così, sono quelli che a volte sono anche un po' invadenti. Comunque, però, sono anche abbastanza discreti. Allora, direi che con la scenografia la possiamo anche ridurre, perché qua ovviamente la situazione è quella che è. Ovviamente nel frattempo iniziamo a spostare il mezzo. Oh, ecco qua, ci mettiamo qua, andiamo a prendere la trincia, ragazzuoli. Faremo il trinciato di frumento, cosa che non ho mai fatto, ma che naturalmente mi è stata suggerita dal mitico e grande Jason Farmer. Così avremo anche un volume maggiore di insilato, ovviamente fatto alla vecchia maniera, perché a fare l'insilato con i macchinari, diciamo che non ci vuole niente, è anche abbastanza veloce. Però diciamo che usare i vecchi metodi è tutta un'altra cosa. Ovviamente, come puoi vedere, cara Gaia, tutte le strade sono state chiuse al traffico, proprio perché si è bloccato, si è bloccato. Ah, meno male, proprio perché praticamente avevano capito che la curiosità sarebbe stata veramente tanta, e quindi abbiamo chiesto la chiusura al traffico della strada, perché ovviamente sono in corso operazioni top secret. Allora, ma qua dobbiamo fare e tuts, ecco qua, vai, faccio vedere una cosa. Oh, che fa? Non lo fa fare. No, ah, perché quella è già cresciuta. Ma com'è? Ui, un momento. Me l'ha fatto fare? No, allora mi sa che devo tornare uno stadio indietro. Allora, ragazzi, dobbiamo, vediamo un po', mi sa che
Mi sa che proprio. Vediamo un po' se è così. Wow, ma ha fregato. Vediamo un po'. No. Ho fatto una gaffa, ragazzi. Ho fatto una gaffes. Allora, frumento. Ah, eccolo, vedi? Frumento. Allora, mi pare che è il 6. Vediamo 5. 4. Vediamo un po' se me lo fa tagliare. Wow, che fregatura. Wow, ero convinto di... Ecco qua. Ma che fa? Non taglia? No, dai. Ah, aspettate, forse ho capito il problema qual è. Il raccolto. Il raccolto qua devo svuotarlo, mi sa. Perché quasi sicuramente ho beccato un po' di erba. E quindi mi ha fregato. Wow, è arrivato proprio convinto. Allora, vediamo un po', svuotiamo questo e proviamo a. Allora, facciamo con il vecchio metodo, vediamo un po'. Ecco qua. Allora, vediamo un po' mo se adesso va. Wow, oggi praticamente tutte gaffe ne fa zio Dab. Vediamo un po'. Oh, ecco qua. No. Che ha fatto? C'è qualcosa che non va in questo mezzo. Ma vuoi vedere che il condotto non ce la fa a scaricare? Andiamo a modificare il condotto qua. Wow, ragazzi, solo gaff oggi. È solo gaff per voi, ragazzi, amici ed amiche. Venite. Era arrivato convinto di fare il colpaccio e invece Nech, la figuraccia. Allora, vediamo se il trigger lo prende qua. Allora, facciamo così, spostati. Anzi, è una piccola figuraccia, ragazzi, ma ci sta. Giustamente il condotto è lungo e quindi lui non riesce ad espellere. Mo si spiega. Quindi, ragazzi, mo io ripristino il campo perché naturalmente. Allora, facciamo così. Com'era 9,90 9, eccola qua. Long pipe. Ah, quindi short pipe. Facciamolo corto. 8,70 medium pipe. Vediamo un po' con questo come va. Ma un attimo solo, vediamo un po'. Allora, e qua mi sa che forse. No, e questo non punta nel. Oh, è iniziato finalmente. Ottimo. Ah, forse. Oh, naccia, miseria, naccia. Oppla, abbiamo anche raddrizzato. Willa, carissima. Fermus 08 ha effettuato un raid. 9 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Osa raggi, 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 osa raggi
Copparreggio, Copparreggio, Reggio Simuleto, Simuleto, quando guida ce fa caputta. Willa Fernbus, buon pomeriggio a te, grazie per il ride, benvenuti a tutti gli amici e le amiche del canale del nostro mitico Fernbus e Tuz e Tuz, grazie carissima, grazie alla nostra mitica guerriera e buon pomeriggio alla nostra, anche a Gasperi mi raccomando. Non esagerare con il caps e tuzzi, oh, finalmente il nostro Gasperi ha risolto il problema con il suo nick. Buon pomeriggio caro Fanbus, grazie ancora per il raid, naturalmente benvenuti, come è andata la tua live? Devi sapere caro Fanbus che qua c'è sempre il bello della diretta, infatti siccome ho formattato il computer ho dovuto rifare tutto in live e quindi stavo dicendo che oggi facciamo il, non ti preoccupare Gasperi, oggi facciamo il trinciato di frumento che naturalmente mi è stato consigliato dall'amico Jason Farmer 81. Per chi non lo conoscesse, Jason Farmer è un grandissimo conoscitore di farming che naturalmente vi invito a passare nel suo canale a seguirlo, ma naturalmente fatelo anche con tutti i vostri amici streamer grandi e non grandi, naturalmente attivate la campanellozza mi raccomando e tuz e tuz, il gran maestro Jason Farmer ragazzi, un nome, una garanzia. Allora adesso però attiviamo un attimo la GPS così ci facciamo noi tutti i lavorozzi. Allora posta A, vai avanti, imposta B, ecco qua. Ok Fanbus, grazie ancora per il ride, naturalmente ti auguro una buona continuazione di giornata, ti auguro una buona domenica. E tuz, thank you so much. Allora approfitto, vi faccio anche lo shootout al nostro Jason e lo facciamo anche a Fernbus. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 caffè, grazie mille. Grazie mille, thank you Mr. Fanbus. Mi raccomando ragazzuoli, andatelo a seguire, non fate cattivoni. Allora io non ho capito perché oggi questo sta facendo tutto questo bordello. Ok, quindi questo si fa così, cioè non è possibile. Anzi, ero convinto oggi di fare scarico più active pipe. Mi sa che forse ho scelto il macchinario un po' più complicato, cioè. Oh, scia miseria. Anzi, ero convinto di fare la bella figura, spegnere ecco che dici. Estendi condotto, ma quella di quell'altra cosa no, non è potibile. No, allora ragazzi diciamo così, Gasperi, questa trincia qua, questa trincia però per il momento non la voglio consegnare che la devo usare in un'altra serie, quindi questa me la vado a, me la parcheggio da qualche parte. Ovviamente ragazzi vi faccio vedere il macello che c'è qua perché zio Dab sta facendo i lavori, ma ragazzuoli non so se ci avete fatto caso, c'è un grande dispiegamento di forze dell'ordine perché c'è scritto nel titolo
che ci sono lavori top secret. Infatti, come puoi ben vedere, c'è un vasto schieramento di polizia. Quasi come ci troviamo in Svizzera, naturalmente c'è la polizei. Allora, boh, prendiamoci una mietitrice semplice. Allora, quale ci dobbiamo prendere? Allora, io direi questa. Proviamo questa qua, la class. Allora, sempre usata, ovviamente, sempre usata. Configurazione standard, va bene. Mettiamoci un motorino da 800 cavallozzi e vediamo cosa ne esce fuori. E tuzzi e tuzzi. Opla. E forse con questa ci riusciamo. Allora, facciamo anche, visto che ci troviamo, ecco qua tutte le operazioni. Grazie ragazzi. Polizei, esatto, sì. Naturalmente per gli amici e le amiche che non conoscono questa serie, ecco, diciamo che i simbolini che trovate prima del nome della serie, cioè Ritorno alle origini, è proprio il materiale, ecco, diciamo così, all'inizio questa serie su che cosa si sarebbe dovuta basare. Quindi avete ben capito che si tratta di scarti organici. E poi naturalmente è cambiate, ci sono state un bel po' di evoluzioni. Oh ragazzi, stiamo preparando il trinciato di frumento, andremo a successivamente a combattarla nel bunker e a appunto a creare l'insilato frumento, perché mi aveva fatto notare giustamente Jason Farmer 81, ecco la motivazione per cui mi invita a passare nel suo canale, che è possibile creare l'insilato, quindi la pula, anche trinciando il frumento, l'orzo, queste cose qua. Infatti vi faccio notare una cosa, che se voi andate ad acquistare una lama vedrete che ci sono dei simboletti, ovviamente quel del per il foraggio. Infatti se adesso andate, vi prendo questa, vedete erba, frumento, orzo, insilato, colza e semi di soia. Noi praticamente con questi sei materiali possiamo creare il nostro insilato, quindi non solo con il mais, con l'erba, ma andremo a creare la pula con il trinciato di frumento, eccetera eccetera. Oh ragazzi, devo dire la verità, sterza molto meglio il carrellino dietro questo mezzo, quindi mi sa che ho fatto un affarone. Ovviamente manca il GPS, ma non va niente, perché noi cerchiamo di andarci più o meno a occhio. Allora qua non ho capito perché non scarica più. Ho la vaga impressione che è proprio sto campo che è un po' difettoso, eh. Allora se adesso faccio così, allora andiamo un attimo, e vediamo un po'. Ma l'operaio è la stessa cosa, vediamo se raccoglie. No, non raccoglie. Ho la vaga impressione che fosse un problema del campo, o c'è qualche cosa, ma mi trincio quell'altra parte, tanto non è un problema perché alla fine l'altra parte me la posso sempre trebbiare, quindi non è che devo fare 30 tonnellate di insilata. Era soltanto per fare una prova, vediamo un po'. Oh grazie Gaia, a proposito, grazie. Ovviamente ragazzi, ci sono i punti canale che se volete riscattarli potete farlo tranquillamente. Oh, Alicia Gargarozze,
Ma io quasi quasi proverei a fare una cosa, però. Allora, proviamo a sganciare e a riagganciare il rimorchio. Non questo. Ehi. Vediamo un po' se funziona. Mi sta facendo fare le figuracce. Allora abbiamo capito che forse era un problema. Ma abbiamo scoperto forse il metodo per riuscire a questa è la trincia. Comunque sì, diciamo che la mititrebbia, quella è quell'altra là, ho dovuto sganciarla, non ho capito per quale motivo, ma la prende ovviamente. Non prendo il Turbo Star perché già ho fatto le prove off camera. Rimango bloccato. Ecco, appena prendo l'erba, si blocca. Quindi devo fare attenzione. Attenzione. Devo stare attento pure a quello che piglio, avete capito? Quindi il grado di difficoltà. Quindi qua mi conviene prima pulirmi tutto il campo. Anzi, ma quasi quasi. Carico un attimo il cassone qua, vediamo un po' se funziona. Sì, infatti ogni tanto qua ci vorrebbe quel suono fail. Me lo sono fatto da solo 2 o 3 volte. Scia miseria, appena acchiappa l'erba, erbetta, ci fa i capriccioli. I mezzi belli puliti. Volevo fare, sono riuscito a fare il trinciato di Frumentos. Ragazzuoli, comunque non vi preoccupate, perché poi naturalmente la prossima serie ci saranno delle sorpresone. Nelle prossime serie, naturalmente, anche in questa qui, da settembre, dal 5 settembre, ecco qua. Dal 5 settembre naturalmente ci saranno delle novitation. Quindi devo fare attenzione a non calpestare l'erbetta, altrimenti ci va in conflitto il tirititti. Allora, qua sto sul mezzo. Allora, ho detto di salire qua. Ecco qua. Allora, accendiamo. Vai giù. Stavolta non ci facciamo fregare. Meno male. Opla. Attenzione, non prende Betten, altrimenti si intassa un'altra volta Tuba Chillen e noi dobbiamo fare scarica. Oh, quel gatto è agile. Il gatto è molto agile. Lui salta. Sembra che abbia delle molle nelle zampette, in realtà è la sua agility, la cat agility. Don't intass you please, altrimenti son the Lord Pants. E quindi mo so pure come devo fare attenzione, mi devo andare prima a sistemare il cambuzzo, come ho fatto sempre. Purtroppo ragazzi, questo cambetto l'ho acquistato perché era già pronto. Nel frattempo che gli operai dall'altra parte stanno preparando il campo, perché naturalmente ci sarà una grandissima trebbiata. O trebbiature. Ragazzuoli, com'è il tempo dalle vostre parti? Qui ragazzuoli, provincia di Napoli, nuvoloso ma ventilato, e siamo intorno ai 30 gradi ragazzuoli, quindi si sta abbastanza freschi ovviamente. E che è successo? Senta seto. Meno male.
ho temo del peggio. Peggio? Non andare a tagliare l'erba, no? Non. Non. Ah, 30, quindi beh che da te è anche abbastanza umida l'aria. L'aria, quindi sì, più o meno. Ci sta. Ci sta nel senso che... che il clima così. Mamma mia quanto lagga. Tutte, ovviamente, tutte le mod che stanno qua. Le luci, tutti sti chaos. Opla, vai. Ops. Ops. Si è mossa da sola la cosa là. La transenna. Ops. E ho fatto un test a coda e... ops. Snatch. Ho fatto un colpo di frusten. E quindi non è colpe mie. Molto molto buona questa classe, devo dire la verità, non le ho mai provate le trince, soprattutto le mod, però devo ammettere che questa veramente mi sta piacendo, questa classe. Oppure c'è un gatto sopra un cavallo, l'altro cavallo va a far cose con la bocca sul gatto. Io penso che prima o poi il gatto dà una zambata a cavallo. Non ha fatto il gatto. Ah, e vabbè, si vede che il gatto tenga una pazienza. Pazienza. Come ricetto zi vicienza. E tuzze tuzze. Ah, ecco. Allora, tutto colpo di Moreno che aveva fatto cattiven. Nein. Moreno ist nicht sehr gut. Nicht gut. Quindi ha spostato lui il gattozzo dal cavallozzo. Ah, ecco. E dicevi che mi pareva strano. Mucho stranissimo. Mucho est stranos. Quando dices... tuzes e tuzes, scelto comunque il campo, mamma mia, va giù il campetto, proprio quello un po' più complicatuccio da lavorare, ma bene così, ci mettiamo un po' in prima persona. Ah no, quelli gli operai là stanno tranquilli, loro proprio stanno tranquilli, perché ci sono anche le guardie del corpo, le guardie armate, fra l'altro ci sono, quindi ti lascio solo imagination. Che praticamente Sean, loro proprio stanno in una botte di ferro. Loro stanno nell'area protetta. Da WWF. Infatti loro comandano loro nell'azienda. Loro chiedono e io ovviamente obbedisco. Loro dicono ci vuole tratturiello così 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 e a disposizione quando ci stanno, ma quando non ci stanno si trova qualcosa di alternativo. No, in realtà si sono messe le guardie anche per i curiosi che stanno, che vedete a bordo strada, vedete, hanno fermato pure le auto fra l'altro per andare ad assistere ai lavori. Poi ci sono anche i fratelli gemelli, gemelli gemellissimi, i gemelli diversi. Dove sarà? Alza la lama. Sciacapatucci. Gasparozzo, fai il bravozzo. Gaia, dimmi una cosa, ma adesso tu sei in pausa live oppure, diciamo così, cioè pausa per questo periodo, oppure sono io che non riesco a beccarti in Lives? Poi quando ritorno in Lives passo anche da Tios, da tua, je vais passer chez toi. Il a beaucoup de police ici parce que nous sommes en train de... Nous sommes en train de rénover la ferme. Oh, qu'est-ce qui s'est passé?
Qualcosa è successo. Grazie Gaspari per l'hosting. Thank you so much. Mi ha avvisato, ecco cosa. Cosa mi avvisisce? Gattozzen? Il Gattozzen si è mosso? Bravo Gattozzen. Cincerozzo. Cincerozzo. Ozzo, ozzo, fringuellozzo. Oh, cacchio, questo è pieno. Aspetta, mamma, lasciamo così. Quindi devo girare per forza al contrario, sì. Gaspari, il caps. Ui, mister, è tuzzo, è tuzzo. Guarda, quanto tempo, carissimo. Why you, Ho freedom wall. Allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, facciamo una bella sbattutella di mani al nostro mister. Bentornato carissimo, da quanto tempo? Allora, riammetti, ecco qua. Gaspari, cerca di utilizzare meno i caps, perché qua questo ti mette un po' in pausa. Ah, ok. Patente di guida, giusto se non ricordo male? Eh sì, ma quello... Il caps lo vede come spam. Scarication. Oh. Troppo vicino, troppo lontano. Ah, grazie, caspito. Ah, ecco cos'era quel suono. Shamise, grazie. Wow, grazie, vai giù. Ho freedom wallos. Vediamo un po'. Infatti. Grazie mille, thank you so much. E tutti e tutti. Il tadam. Tadam. Allora hanno risolto il problema alla rete, caro Aiea? O stai ancora, diciamo così, un pochettino ingarbuglieto? Allora, questo mo a destra, quindi devo andare in senso antiorario, ok. Ah, ok. La patente B. Ottimo. Mi fa piacere almeno... Anche tu ritorni alle attività. Non so se hai visto il grande dispiegamento di forze dell'ordine qua. Stiamo facendo dei lavori top secret nella farm, vedi? C'è un dispiegamento di forze dell'ordine non indifferente. Stiamo preparando una nuova serie. Ti faccio vedere anche Gigino qua. Gigino con il fucile. Buongiorno Gigino. Mostrate il pass, ecco qua, potete passare, grazie, pass isciola. Vedi, abbiamo messo un po' tutto, il bagno chimico, ci sono anche i curiosoni, ovviamente quelli non possono mancare, perché dove c'è un cantiere dovete sapere ragazzi che dove c'è un cantiere c'è sempre qualcuno che va a fare un po' di cantier watching. Ti faccio vedere anche l'altra parte del cantiere, dove naturalmente ci saranno delle grandi novità, ovviamente grandi. Da 5 settembre questa serie di ritorno alle origini subirà un cambiamento, e il cambiamento mi è stato suggerito naturalmente da Jason, che ringrazio, Jason Farmer, e quindi naturalmente ci sarà, lo dico e lo dirò sempre, ovviamente qua c'è l'altro cantiere naturalmente, e qua da qualche parte qua, eccolo qua, c'è il bunker dove appunto inizieremo a produrre un po' di insilato. Naturalmente
insilato fatto col frumento, cioè la pulla fatta col frumento, caro Ale. E questo è stato un suggerimento del mitico maestro Jason, perché ti faccio vedere una cosa, forse tu già l'hai visto. Se vado a prendere il rame da foraggio e prendo queste qui, noterai che possono lavorare più prodotti, e quindi erba, frumento, orzo, avena, colzo e semi di soia, la trasformano in pula. E quindi non solo la pula fatta di mais, ma anche quindi trinciato di mais, ma anche trinciato di frumento, orzo, eccetera eccetera. E quindi praticamente adesso sto facendo questo trinciato qua. Quelle pizze diventano due. Oui, grazie per il sostegno, thank you so much for your support, Mister Yeah. Che naturalmente, cari amici di YouTube, come al solito trovate il link del suo canale YouTube nella descrizione del video, e quindi vi invito assolutamente a passare nel suo canale, ad iscrivervi, e come sempre vi ricordo, attivate le campanellozze, altrimenti quando va in live, oppure quando porti i suoi contenuti, voi naturalmente non ne siete a corrente. Allora, mi sa che io sto girando a vuoto, ovviamente. Ecco qua, infatti. Allora, riprendiamo la nostra trinciatina qua. Abbassiamo, guarda. Oppla! Quindi, grazie a Maestro Jason, naturalmente, ragazzi, ho imparato un'altra cosa, che sicuramente la maggior parte di voi lo sapevano, ma io... S. Gaspari 04 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Gaspari, grazie mille per il raid. Thank you so much. Gaspari 04, ragazzi. Finalmente, dopo un bel po' di mesi, è tornato al suo nick originale. Ci è voluto un bel po' di tempo, ma alla fine anche lui ci è riuscito. Oppla. Comunque, Ale, sta trincia piccolina della classe, devo dire la verità. È bella, come si dice dalle mie parti, a maniarella, è maneggevole. Molto maneggevole. C'è un angolo di sterzata con il carrellino dietro. Molto, molto più ampio rispetto alla situation della Newland. Eh sì, ma la sterzata, guarda, l'angolo di sterzata nello stretto mi è sembrato ottimo. Costa anche relativamente poco, fra l'altro. Ok, Gaspari, vai tranquillo. Costa, ho detto, relativamente poco, ma mi sembra ottimo. Certo, non è potentissima, non avrà un motore particolare, però... Diciamo che se uno si accontenta, fa delle belle cosucce. E tunzi. Cincerozzi. Oh. Ho dovuto disattivare Discord perché praticamente si mangiava, non ho capito perché, ma quando fa lo stesso fenomeno di quando Moreno mette in funzione Discord, mi si mangia un sacco di banda qua, e quindi me la satura. Non ho capito perché, devo andare a rivedere un po' di comandi qua. E tuzzi, mi raccomando, fate i bravozzi. Opla. Oh, qua è cresciuto a metà il campo. Questo pure è frumento. Oh, frumento. Dicevo, mi raccomando, fate i bravi. Soprattutto voi maschietti.
Ma raccomando, facite l'uomo, come si dice a Napoli. So che siete delle brave persone, però ogni tanto zio Dabba ve le deve ricordare. Soprattutto quando vi porta a conoscere altri streamer, e quindi zio Dabba ci mette la faccia. E in generale, Gaspar, non ti preoccupare, non era riferito a te, assolutamente. Not referred to you, my friend, but in general. E tuzzo e tuzzo. Ale, ma tu qua e tuzzo e tuzzo. Mi sembra di averti intravisto forse qualche sera fa, mi sa, in live. Hai fatto qualche tentativo, per caso, che non sono riuscito a salutarti, a parte che 2 o 3 sere fa ho avuto un po' di problemi con la chat, quindi ho dovuto, fra l'altro, formattare tutto perché non ho capito che non riuscivo a scrivere solo su Twitch. Ah, ma ok. L'importante è che hai risolto, perché mi era sembrato di averti visto online, solo che poi neanche il tempo di cambiare browser ho visto che eri offline, quindi probabilmente avrai fatto qualche prova di collegamento prima di andare in live. Dai, 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 combiniamo tanti guai. Dai, 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 combiniamo tanti guai. Speriamo di no. E tuzzo, tuzzo. Comunque, mi sa che con questo ci facciamo giusto, giusto un assaggino. Beh, ma quello poi piano piano lo andiamo a combattare, ovviamente, il bunkerozzo. Caro Ale, comunque, dal 5 settembre ci saranno novità su questo canale. Oltre, diciamo, alla programmazione classica, quindi il Turbo Star, House Flipper, tutte queste cose qua. Poi ci sarà una novità anche per quel che riguarda Farming, quindi questa è una serie che sarà stravolta, cioè stravolta, subirà un cambiamento insieme a un'altra serie su, sempre qui su Farming 22, però questa volta che naturalmente sarà qualcosa di diverso e quindi naturalmente è crossplay, quindi è aperta agli amici del canale, quindi in qualsiasi momento chi è un follower del canale può entrare in partita tranquillamente. Allora, cerchiamo di pizzicare questo. Ci vorrebbe un cassone molto ma molto più capiente. Però 50 45.000 litri mi pare questo. Poi ci andiamo a scaricare il trattorozzo, ecco qua. Allora, aspetta. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ui, Ale, grazie per il sostegno. Fammi sapere se vai in live, che almeno così ti vengo a salutare. Per queste 2 settimane probabilmente sarò poco presente su Twitch, ma cercherò, tempo permettendo ovviamente, per impegni, quindi tempo permettendo comunque verrò a fare due saluti, E saluti, io mago! salutini, E sentozzi, io mago! insomma. Ok Ale, grazie ancora per essere passato in live, grazie ancora per il sostegno. Voglio farti sentire proprio più spesso, mi raccomando. Mi fa piacere, insomma, quando vi sento, che con questi chiari di luna e di questi tempi, diciamo così, che quando non si sentono le persone uno un po' si preoccupa. Fammi andare a vedere questi che fine ha fatto. Arostavis. Oh, wow, questo è arrivato. Ecco qua. Anzi, che si è bloccato? Qua si è bloccato. E dicevi, com'è possibile che questo si è fermato? Ehi, vatti.
match. Allora, Zoto perfetto, PH perfetto. Qua è la prima volta. Ovviamente grazie ai consigli di Jason. Quindi ragazzi, se avete dei campi particolarmente privi di nutrimenti, di parte nutriente, vi consiglio, anche perché ho fatto un test, di usare il fertilizzante chimico, quindi non il fertilizzante classico, cioè il concime, perché ha un impatto sul terreno molto più alto, inteso come punteggio. In effetti, rispetto al concime, vi darà circa 10 punti in più di concimazione, quindi su 30 che vi dà il concime, il fertilizzante solido barra liquido ve ne darà 40, ed effettivamente, diciamo, è una buona alternativa. Poi ovviamente, se avete le mod come me per autoprodurre fertilizzante, meglio ancora, perché così andate a pagare prettamente le spese di consumo, insomma, quindi sono quei soldini che vi chiedono durante la situation. GGL, che cos'è GGL? Non ho fatto niente. Opla, il GG. Ah, il GG mi pare che Google. Ah! Wow, addirittura. Riconosce la... Si è confuso allora. Allora, qua, avanti. Altrimenti qua ci esce fuori. Ah, e forse con questo carico qua forse riesco a farlo, l'insilato qui. Non male, ragazzi, per questo l'ho messo, ho messo il bunker piccolino, perché fra l'altro non vorrei fare molto insilato, anche perché siccome c'ho anche tutti i macchinari che me lo producono, ecco, però per il momento diciamo che serve giusto per fare anche qualche altra cosa durante la, quindi non solo da... i lavori classici. Ci finiamo di fare questo lavoro sul campo e poi naturalmente, ragazzuoli, ci salutiamo e ci becchiamo alla proscena. Ovviamente, naturalmente, quasi sicuramente ci ribeccheremo nella nuova serie. Non ne sono sicuro per quanto riguarda la continuazione della di questa settimana, perché diciamo settimana prossima dovrei essere abbastanza impegnato, però naturalmente vi invito ad attivare la campanellozza nel caso in cui, diciamo così, dovessi improvvisare. Ovviamente passate da me quando avete tempo, ecco, quindi non privatevi delle vostre passioni, naturalmente i vostri hobby, se ci avete tempo da perdere magari mi passate anche a fare un soldino, che il che la cosa mi fa estremamente piacere. Allora, trinch l'aria là, mamma mia, con malag devo sistemare un pochettino sta cosa qua. Oppala, mettiamoci un poco così, mi sa che devo abbassare un po' la qualità grafica qua, eh. Triccellario, la pesce fritto e baccalà. Sto gambetto sta leggermente assetato di non so che cosa qua. PH. Il pH 5.5. Etudes. E approfitto ancora una volta per ringraziare Ale Asso e anche Fanbus per il sostegno al canale, e se volete farlo anche voi naturalmente potete farlo tramite Amazon Prime con il Prime Gaming, è totalmente gratuito,
non vi sarà debitato alcun costo sulla vostra carta di credito barra a debito, e quindi naturalmente lo farete in maniera totalmente gratuita, e naturalmente il rinnovo non è automatico, quindi se volete sostenere per un mese questo canale lo potete fare, poi magari un altro mese andate a sostenere, che ne so, il canale di Aiea, di Alenasso, di Moreno, della nostra Gaia, insomma se potete sostenete i vostri streamer, ovviamente. Non ti preoccupare, tranquillo, a me basta anche il fatto che mi fate compagnia, anzi che ci facciamo compagnia, quindi non ti preoccupare, apprezzo altrettanto il gesto, lo so bene, non te preoccupes, non sono veniale, quindi da questo punto di vista ti posso garantire che tutto a posto, spero lo stesso di te. Guerriera, voglio che stai buona, e approfitto, a proposito di guerriera, approfitto naturalmente il momento per salutare la nostra amica underscore guerriera underscore W, naturalmente saluto la moderatrice, la Jenny, un'altra carissima amica e collega, diciamo, moderatrice del canalozzo della nostra guerriera, e naturalmente saluto e ringrazio tutti gli amici streamer che ogni tanto mi passano a trovare, che naturalmente ogni tanto ci scambiamo anche qualche messaggino, e questo mi fa enormemente piacere, soprattutto per la fiducia umana, ecco, diciamo così, che date, e che è una cosa molto ma molto importante. Ovvia, salutiamo anche il mitico Fernbus 08, naturalmente uno dei vecchi amici streamer di questo canale, che ha fatto veramente tanto insieme a tanti altri amici streamer come la Zappa Storta, come i Piani Gaming, lo stesso Macho King, insomma ci sono tanti amici che con i quali abbiamo creato una piccola community, una piccola comunità seppur virtuale, ma comunque con grande rispetto e stima da parte di ognuno di noi. E la cosa bella è proprio la stima umana, ancor prima, diciamo così, dell'aspetto, se si può definire, artistico. E quindi è la cosa molto molto importante, e quindi è per questo che vi dico, cari ragazzuoli, siate bravi, siate onesti e non mettete i bastoni fra le ruote a nessuno, perché poi la vita è come un boomerang, tutto ciò che fate vi ritorna indietro con l'interesse, e quindi fate sempre cose buone, mi raccomando, e non mettete zizzani e non dite bugie, ma raccomando, vaggiù, ma raccomando. Vai, 27 fotogrammi, mamma mia ragazzi, voi non sapete come vi ringrazio, perché la maggior parte delle persone, quando i fotogrammi sono così bassi, se ne scappano. Ui, Drift, salut, bonsoir, monsieur Drift, ragazzuoli, vi invito a passare anche nel canalozzo del nostro Drift, un altro carissimo amico streamer, anche se ultimamente, diciamo, lui per impegni personali è poco presente su Twitch, ma naturalmente attivate le campanellozze, quindi attivate le notifiche, perché quando va in live così almeno lo andiamo a salutare. Caro Drift, intanto ti do il bentornato, ovviamente mi scuso se in questo periodo, diciamo così, sono poco presente anche nelle tue live, ma diciamo che per questioni, diciamo così, pure di orario, a volte non riesco, oltre che ovviamente ci sono alcuni impegni imminenti che mi
mi impiegano e mi impegnano un pochettino, e quindi a volte quando la sera sei live non riesco a passare. Comunque grazie ancora ovviamente per essere passato, non ti preoccupare. Quindi l'importante è che ogni tanto ci sentiamo e sappiamo che come si dice dalle mie parti, che stiamo tutto a posto e che quindi ci siamo, stiamo più o meno all'est, ma ci siamo. Abbiamo quasi finito di trinciare sto campo. Ovviamente, caro Drift, sto trinciando il frumento qua, eh. Mi è stato suggerito dal maestro Jason di trinciare il mais oltre a tutta questa situazione. Oh, i piani, carissimo, buonasera, carissimo ragazzuoli. Ecco, i piani gaming di cui vi parlavo prima. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie a Gaspari per aver fatto partire Sound Alert. Vi ricordo, se volete acquistare il cibo italiano 100% biologico, ragazzuoli, vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it. naturalmente si tratta di un'azienda italiana al 100% che si trova, come dice lo spot radiofonico, alle pendici del Monte Cucco, cioè nella nostra splendida e meravigliosa Italia. Naturalmente parliamo della nostra amata, della mia, ma diciamolo pure, la nostra amata regione Umbria. Quindi vi invito ancora una volta ad andare a visitare il sito www.ipianibio.it ed acquistare senza indugio, naturalmente, perché tutta roba buona e naturale 100%. Caro I Piani, devi sapere che sei un po' come il capo del, il presidente della Repubblica, quando entra gli fanno gli onori e parte l'inno di Il Canto degli Italiani, non l'inno di Mameli, Il Canto degli Italiani. Così quando tu arrivi nelle live, naturalmente questo è diventato il tuo segno distintivo. Quindi quando senti questo, naturalmente vuol dire che sei entrato tu, e ti facciamo, cerchiamo di farti gli onori di casa come nel miglior modo possibile. Ah, non ti preoccupare, io purtroppo non sempre sto a guardare, diciamo così, chi c'è in chat, quindi perché dovrei uscire da un comando e quindi mi impegna un po' di più, ecco. Però comunque mi fa piacere se ci sei, naturalmente. Spero ovviamente che le cose vadano bene. Dove sei di bello? Dove vi posterete la prossima volta che sarete in fiera? Dici un po', almeno così gli amici di YouTube, se c'è anche qualche data più lontana, meglio ancora, così magari YouTube, gli amici di YouTube si potranno organizzare e venirti a trovare ed acquistare anche fisicamente i prodotti in fiera o altrove. Quindi insomma tutta la situazione. A proposito, ragazzi, se non vi seguite, come sempre vi invito a farlo, mi raccomando, e ci diamo una mano un po' tutti quanti a crescere i canalocci. Oh ragazzi, non credevo potesse essere così pesante. Allora, io non so l'altro operaio che fine ha fatto, cioè se sta ancora lavorando sul campo, però cioè operaio, pardon, collaboratore. Allora vediamo un attimo, mi sa che si è fermato. Ah no, sta andando avanti, ottimo, meno male, meno male. Stiamo facendo un po' di trinciato di frumento
i piani. È una cosa che mi ha consigliato il gran maestro Jason. Mai fatto prima d'ora, quindi insomma. Sto sperimentando ed effettivamente anche per fare qualcosa di alternativo. Infatti ho messo un bunker piccolino per fare un po' di insilato, sa. Almeno così ogni tanto si cambia. Abbiamo cambiato pure la trincia qua, trincia trincia e l'aria là. Ho mandato in pensione la vecchia New Holland, quella lì base del gioco, e ho preso una John Deere della serie 9000, e siccome ho trovato un po' di difficoltà qua l'ho temporaneamente messa parcheggiata un pochettino, perché così poi naturalmente dal 5 settembre continuiamo questa serie, ma con delle grandi novità ovviamente. E vabbè, l'importante è che, diciamo così, sei in attività, ecco, poi sperando che anche un po' lo spot radiofonico magari ti abbia dato una mano, insomma, dal canale qua, che qua, come vedrai, come ben sai o no, o come ben vedi e vedrai, al termine di ogni live ovviamente, come diciamo così, jingle di chiusura, c'è proprio il tuo spot radiofonico, e quindi ogni volta che si finisce c'è sempre "Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio i piani". Ragazzi, ovviamente quella registrazione è stata fatta tutta in un take, come si dice in gergo, fatto così in una sola ripresa, quindi in un solo colpo, e stranamente mi è andata veramente di lusso, direi, veramente di lusso. Ah, ovviamente i piani non ha visto tutto il movimento che ci sta qua. Ottimo. Ma hai valutato di portare lo spot in radio? Ovviamente, insomma, con tariffe che siano abbordabili. Allora, vi faccio vedere prima di chiudere, ovviamente. Allora, qua abbiamo il primo cantiere, dove qui ovviamente ci sono i nostri operai. Così sono la ditta che ci è venuta a fare i lavori. Ovviamente, come per ogni cantiere, c'è sempre il nonnetto che ci fa pure il saluto al berretto. Oh, buongiorno capo, buongiorno. Naturalmente qua abbiamo un altro collaboratore del cantiere che dice: "Signore, qua non si può stare, è pericoloso". Ci abbiamo un po' di operai in giro qua che si stanno vedendo un po' di cose, lui è l'addetto alla pala gommata. Poi ci sono loro, naturalmente, anzi loro, che si occupano della preparazione dei materiali. Aspetta Drift, ma tu non hai visto ancora niente. Aspetta, ora ci spostiamo più verso l'ingresso, e mo tu, mo qua Rind, tu sei nato in Svizzera, se non ricordo male, no? Cioè origini svizzere. Guarda, ti faccio vedere una cosa, guarda qua. Non so se hai letto dal titolo, ma hanno bloccato quest'area qui perché, come ben potuto leggere dal titolo, ci sono dei lavori che sono appunto top secret, e quindi c'è un dispiegamento di polizia qua e di guardie armate addirittura. Ti faccio vedere a Gigino. E poi c'è una città a posto, e non si può passare. Ah, mamma mia, come si scorbutica. Gli abbiamo messo pure, abbiamo adibito un'area. Oh, ecco qua, questo è il fratello di Cicino, si chiama Rafaluccio,
Qua abbiamo allestito un'area protetta, altro che WWF. Un'area dove praticamente non si può accedere. E naturalmente poi lungo tutto il perimetro, su buona parte del perimetro, c'è un bel dispiegamento di forze dell'ordine. Qua ci abbiamo messo anche la segnaletica, ragazzuoli, la segnaletica stradale. E scusatemi se poco, ovviamente questo segnale qui non va bene, perché però ragazzuoli non c'è quell'altro segnale rotondo, anzi in realtà forse questo in teoria potrebbe anche andare bene, perché l'unico punto per girare è questo, ma ovviamente se fosse senso unico non è così, quindi diciamo che non ci sono altri segnali e quindi ho dovuto sostituire quello del senso unico a quella di direzione, la direzione che si può prendere, adesso non mi viene il termine in italianissimo. Poi ci andiamo a scaricare questo rimorchiotto qua, ma il semaforo non mi è come, a parte che come mod non c'è, e poi siccome questa è una strada anche a scorrimento abbastanza veloce, mettere un semaforo là non sarebbe il caso, non sarebbe stato il caso, anche perché hanno bloccato questo tratto di strada qua, quindi quello serve soltanto per evitare che le persone possano accedere a questa strada qua. Infatti l'auto e le transenne sono state messe di traverso lì proprio per evitare che i curiosi possano e potessero mettersi a guardare. Ovviamente i curiosi ci stanno, ma questi magari sono gli zii, cugini, fratelli, nipoti degli operai, e quindi diciamo che si mettono anche loro a guardare e si mettono pure in pausa. Ma noi abbiamo le nostre forze di sicurezza qua che ci stanno evitando di fare entrare i curiosotti, perché ovviamente ragazzuoli dal 5 settembre questa serie subirà un grande cambiamento, ragazzi. Ovviamente vi invito naturalmente ad attivare le notifiche, ad iscrivervi al canale sia su Twitch che su YouTube se non l'avete ancora fatto, perché naturalmente poi a settembre, ma può essere anche fra qualche giorno, ritornerò, perché mi fermerò per qualche giorno per impegni personali, quindi nulla ci vieta di venire a continuare dei lavoretti e quindi a farvi vedere anche lo stato di avanzamento dei lavori del cantiere. Per esempio il primo lavoro completato è stato proprio questo bunkerozzo qua, dove naturalmente noi ci andiamo a fare un po' di insilatos silage, e quindi con questa nuova serie, ma anche l'altra serie, ci sarà ancora un'altra serie dedicata a farming, e quindi ci sarà da stare un po' più allegri, non so se si può dire così. Comunque saranno una serie di serie che andranno un attimino a cambiare volto a farming, senza ovviamente stravolgerne i connotati, ma naturalmente queste serie saranno destinate ad essere imitate, ovviamente, che diciamo così Zio Dab ha pensato a un paio di serie che naturalmente potrebbero essere copiate, ma con non poca difficoltà, ragazzuoli, perché ho fatto un paio di calcoli. E quindi mettiamo un attimino un po' di difficoltation. Ah, Fall Guys praticamente è un gioco in è un giochino bellino, Drift. Bellino, mi sono divertito pure io. Per passare il tempo è ottimo. Ok, allora mo scarichiamo questo mezzo, poi andiamo da Peppe Niel, che è la nostra mascotte, il nostro cane che abbiamo adottato qualche settimana fa, un mesetto fa più o meno, il nostro Peppe Niel, che naturalmente
è il nostro cagnolone affettuoso che quando ci vede scodinzola ci vuole bene. E a proposito di cacciottoni e di cani, insomma, per chi deve andare in vacanza, mi raccomando, non abbandonate i vostri amici pelosi, ma raccomando, perché altrimenti poi deve piovere sulla vostra testa per tutta la durata della vacanza. Quindi non abbandoniamo assolutamente i nostri amici pelosotti. Allora ragazzi, adesso lascio un po' tutto quanto qui. Allora, salutiamo gli operai qua, salutiamo i collaboratori. Ragazzi, io vado all'altra parte, vado a vedere un attimo le mucche come stanno. Va bene, non ci sono problemi. Ciao zio Dab, buona continuazione. Grazie ragazzi. Volete salutare anche gli amici e le amiche che stanno in live? Oh, voglio un saluto a tutti quelli che in questo momento stanno guardando questo video del canale di zio Dab. E se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi perché è gratis. E poi iscrivetevi pure ai canali social. Oui, grazie assai. A disposizione, zio Dab, grazie. Grazie a voi, ragazzi. Oh, ciao e arrivederci, zio Dab. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi, ciao. Mi raccomando, non date fastidio ai collaboratori. Grazie, Gaspari, grazie a te per la compagnia. Ragazzuola, adesso andiamo un attimo nell'altra parte, vi vado a presentare il nostro cagnolone, il nostro Peppe Niello, e poi naturalmente ci congediamo e ci aggiorniamo per i prossimi giorni. Mi raccomando, se non vi siete iscritti ancora al canale, naturalmente vi invito a farlo, attivate le notifiche perché ci saranno delle chicche e delle novità riguardanti questa serie. Grazie, grazie di tutto, è a disposizione zio Dab, grazie a voi, buon servizio, grazie assai. Opla ragazzi, l'educazione è la prima cosa. Oh ragazzi, infatti Gaspari, dovresti essere autorizzato dallo streamer. Quindi me lo dici e io lo dico. E generally la macchina di Boo e You. Bo e Luke, Bo e Luke, paraparam. Stiamo arrivando! Oppla! Allora, andiamo a vedere un attimo come siamo messi. Allora, qua ovviamente questa è un'area, diciamo così, di passaggio. Allora, diamo un'occhiata pure alle mucche prima di congedarci, naturalmente. Allora, andiamo un attimo da Peppe Niello, anzi Peppe Niello, ci fermiamo da lui, finiamo con Peppe Niello, il nostro cagnolone, parcheggiamo un attimo la macchina qua, ecco qua. Allora, vediamo un attimino come siamo messi con l'acqua qua. Allora, l'acqua sta a posto, mi sembra, qua però bisogna pulire. Ecco qua. Oh. Allora ragazzi, opla. Approfitto per ringraziare naturalmente tutti voi che siete accorsi a farmi compagnia. Ovviamente ringrazio Moreno, quindi ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori e tutti coloro naturalmente che stanno sostenendo questo canalozzo. E tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. Oh, carissimo Andrea, mitico Andreuzzo, siamo sui titoli di coda, ragazzuoli. E quindi naturalmente approfitto anche per ringraziare Fernbus
e dale asso a Iea Iea per la loro presenza, ma anche per il loro sostegno. Ringrazio i piani per, naturalmente, per essere passato e per la sua presenza. Ringrazio Fernbus e il nostro Iea Iea per il tifo, per i caffettozzi. Ringrazio anche Gaspari per l'hosting, il mitico Fernbus 08. Ringrazio ancora la nostra Gaia, quindi ringrazio anche il nostro Drift 3131, il nostro mitico Andrea 80 Biella. Ale, ale, ale. Allora, Drift 3131, ha appena brindato con 50 caffè. Grazie mille. Grazie, grazie mille, caro Drift, grazie mille, thank you so much. Allora ragazzi, adesso vi teletrasporto dal nostro mitico Macho King 82. Naturalmente, se non lo seguite, vi invito a farlo. È un altro amico streamer che in questo momento lui sta portando Farming 22. E quindi approfitto ancora per ringraziare moderatori, moderatrici, amiche ed amiche, tutti voi che vi siete che siete restati fino alla fine a guardare questo video e questa live. L'appuntamento, naturalmente, salvo complicazioni, è per la settimana prossima, ma vi invito assolutamente ad attivare le notifiche, anche perché la settimana prossima sarà una settimana abbastanza impegnativa in real life, quindi non so se riuscirò ad essere sempre presente. In tutti i casi ci rivediamo il 5 settembre con le nuove, con la programmazione completa del canale. E quindi ringrazio ancora tutti quanti voi, grazie mille a tutti. Thank you so much, è stato buono, aiù. Grazie, come andate ragazzi? Dai Peppinello, dici anche tu, e chi abbandona il cacciottiello è proprio un fetendone. Stato buono, aiù, non abbandonate i nostri amici cacciotti. Ciao. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.